In questi giorni circola in rete un post su Klaus Schwab, l'economista tedesco fondatore del Forum Economico Mondiale, il cosiddetto WEF. E cosa viene detto in questo post? Che lui avrebbe affermato che le restrizioni legate alla terribile malattia sono state un test. E quindi siamo a quota 3, perché prima l'ha detto Burla, l'amministratore delegato di Pfizer, che la terribile malattia è stata una prova generale. Poi ce l'ha detto Amato, che le restrizioni imposte sono state una prova. E adesso Klaus Schwab. Ho fatto una ricerca e lui effettivamente ha detto queste cose. Quando? Il 14 settembre 2022. Quindi domani saranno 2 anni. L'articolo è questo e si trova nel loro sito. My Carbon, il mio carbonio, un approccio per città inclusive e sostenibili. Se noi leggiamo l'articolo, che è piuttosto lungo, vediamo che a un certo punto lui dice: mentre i trasporti e gli edifici sono i principali fattori di emissioni nelle città, la quota delle emissioni individuali è significativa. I programmi di quote di carbonio personali hanno avuto un successo limitato a causa della mancanza di consapevolezza e di un meccanismo equo per il monitoraggio delle emissioni. Quindi si parla di inquinamento e della produzione di carbonio. Tuttavia, negli ultimi anni si sono verificati importanti sviluppi che potrebbero contribuire alla realizzazione dell'iniziativa My Carbon. Le città in tutto il mondo rappresentano quasi il 75% delle nostre emissioni totali di carbonio, mentre i paesi si muovono verso l'attuazione degli impegni assunti per un futuro a zero emissioni nette, le aree urbane rimarranno il terreno d'azione per decenni e bla bla bla. E lui continua. Poi ci dice: il nostro mondo si sta trasformando. Grandi tendenze della comunità per le città sostenibili. Negli ultimi 5-7 anni si sono registrati sviluppi significativi sul fronte sociale, ambientale e tecnologico che potrebbero contribuire a realizzare le iniziative My Carbon, mio carbonio, per plasmare il futuro verso città intelligenti e sostenibili. E poi fa gli esempi, in particolare menziono 3 sviluppi in questo contesto. E guardate qual è il primo. La terribile malattia è stata il test della responsabilità sociale. Un gran numero di restrizioni inimmaginabili per la salute pubblica sono state adottate da miliardi di cittadini in tutto il mondo. Ci sono stati numerosi esempi a livello globale di mantenimento del distanziamento sociale, indossando mascherine con le vaccinazioni di massa e accettando applicazioni di tracciamento dei contatti per la salute pubblica, che hanno dimostrato il nucleo della responsabilità sociale individuale. Quindi tutta sta roba qua è servita a dimostrare che gli individui riescono ad essere responsabili. E cosa vuol dire questo? Accettano silenti ciò che viene imposto. Tutti, non tutti, perché c'è stata una fetta di popolazione che si è opposta e ha messo i bastoni tra le ruote. Però a loro non interessa questo, loro vanno avanti, vedete? È stato un buon test, quindi possiamo proseguire con il piano. Avete capito? Sono trascorsi 2 anni da questo articolo, però mi sembrava molto importante condividerlo con voi. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.